Ciao bellissimi e ben ritrovati sul mio canale. Come state? Spero tutto bene. Oggi è un video un po' tecnico, non parleremo di urbex, di esplorazioni urbane, ma andremo più sul tecnico. Perché dico questo? Giorni fa è uscito fortunatamente il video estivo, un video tanto atteso, e oggi parlerò appunto di come io ho creato questo video musicale. Si parla appunto di un video musicale estivo, ha avuto già delle belle visual. Per chi non l'ha visto, ovviamente lascio il link qua sotto nella info. In questo video vi parlerò appunto di come ci siamo un po' gestiti tutti nell'organizzare e produrre appunto questo video musicale, questo brano musicale chiamato, non l'ho detto, Estati d'animo. E quindi la parola stessa porta un po' anche al periodo estivo e speriamo che questa canzone vada al meglio, no? Stavo pensando, è stato un po' stressante, devo essere sincero. È stato un po' stressante, ma perché? Perché è stato tutto strutturato così. Partiamo da zero. Parliamo un attimo della storia che ho voluto creare. Ci sono questi due personaggi. C'è appunto Alessandro e c'è appunto Roberta. Sono due sconosciuti. C'è Alessandro che si trova in riva al mare e sta passando una semplicissima giornata, così magari pensierosa. A un certo punto passa lì accanto a lui questa ragazza e lui subito la nota. Ma si rende conto che mentre prende qualcosa dalla sua borsa gli cade una foto. Lui scappa lì per raccoglierla, per riportargliela indietro, e si rende conto poi lì per lì che è una foto sua privata, personale, ma con la differenza che non la vede più. È sparita, è andata via, non sa dov'è. Ad un certo punto la foto cambia forma. Quindi lì ho concentrato molto la storia su quella foto, creando una foto normale in foto magica. In che senso magica? Cosa intendo per magica? Intendo per magica una foto che gli fungerà nel video, all'attore, al protagonista, gli fungerà da GPS. Se la proprietà, la ragazza, è distante dalla foto, si sta allontanando molto, questa foto si schiarirà, perderà nitidezza, ovvero si brucerà a tal punto che si brucerà da scomparire. Quindi lui capisce la dinamica di questa foto, inizia a camminare per le strade di Polignano per cercarla e appunto ridargli la foto indietro. E quindi lui si rende conto appunto dalla foto se si sta avvicinando a questa ragazza o invece no, dipende dall'immagine stampata sulla foto e anche dal fatto che si sta bruciando, si sta dilaguando nel nulla o no. La ragazza che si rende conto appunto che la foto l'ha smarrita, l'ha persa ed è lì a cercarla, lui che sta trovando questa ragazza, sta cercando questa ragazza per riportargli la foto indietro, si incontrano. C'è questo incontro, questo scontro fra i due sconosciuti. Lì per lì lo guarda che ha la sua foto, però c'è stato uno sguardo fra entrambi un po' accattivante, uno sguardo di quelli che subito capisci che magari quella persona ti potrebbe piacere, ti piace in quel momento. E cosa fa lei? Lei gli lascia il numero di telefono dietro la foto, gliela ridà indietro, in modo tale per dire che magari sarei interessata a conoscerti meglio, è un regalo e un dono che ti sto facendo la mia foto, e quando magari mi vuoi chiamare mi chiami per un incontro. E così accade quella sera stessa, entrambi si preparano per un'uscita perché si sono organizzati, si incontrano, un incontro serale in riva al mare, e lì poi c'è il balletto, c'è una parte della canzone che vedete del balletto insieme, che passano una bella serata, lui con la chitarra che gli dedica una canzone, e poi il video svanisce così, muore così, con il semplice bacio del primo incontro. L'idea quindi era questa, la più sensata, più che altro anche perché il cantante mi aveva chiesto un video che parlasse di un incontro estivo, di un amore estivo, per quello che diceva la canzone. Penso che ci siamo molto avvicinati ed è uscito anche un ottimo lavoro, un bellissimo lavoro, a me piace tantissimo, è piaciuto anche ai cantanti. Andate giù in info e lì troverete il link che vi riporterà direttamente al canale di Alessandro, e iscrivetevi ovviamente al suo canale e al mio canale. E
condividete, fateci capire se il video vi è piaciuto, scrivete un commento sotto, o bello, positivo o negativo che sia, ragazzi, accettiamo anche con commenti negativi, ci serve anche per migliorare. Partiamo dal fatto che un video musicale non è facile da organizzare in poco tempo, perché hai bisogno di strutturare il tutto, di ascoltare la musica, lo spiegare la dinamica del video. Il videomaker è un lavoraccio, perché deve star lì a sentire la musica, a creare un po' la storia, capire quindi appunto di cosa si parla in quella canzone, e quindi, per come potete pensare, immaginare, va via un po' di tempo. Ma come è andata? Il primo step è l'incontro con questa persona. Quindi c'è il cantante che ti chiama. L'incontro col cantante è fondamentale, e capire chi hai davanti. Molte volte si hanno persone che hanno già fatto molti video e quindi hanno già un'esperienza. Molte volte ti trovi anche ad avere a che fare con, nel mio caso ad esempio, persone che sono alle prime armi. Ciò comporta quindi che bisogna dare sicurezza, ovviamente, prima di tutto al cantante, fargli capire che inizieremo la giornata in questo modo e finiremo la giornata in questo modo, anche perché questo video in una sola giornata, quindi riprese drone, tutte le riprese in varie zone di questo splendido posto. Quanto riguarda un videomaker, un fotografo che deve assorbirsi questa giornata, gli conviene portarsi una persona insieme che vi agevola in tutto, fare un fuori onda, magari nel passarvi degli accessori. Il videomaker ha creato, ambientato, ha creato questa storia. È molto importante un secondo incontro col cantante, in modo tale che tu gli faccia capire più o meno quello che hai ideato, quello che hai pensato. Sicuramente ci saranno delle modifiche da apportare, ed è anche giusto, perché il parere del cantante è fondamentale. Quindi, confermato tutto, molto fondamentale cominciarsi a scrivere su dei fogli, su un modulo, su una cartellina, tutta la dinamica della clip. Avere uno schema dove c'è già scritto tutto, ok, quindi tutte le scene da fare, e l'aiutante a fianco che ti aiuta, ti detta, magari dice lei stesso all'attore, al cantante, di fare questa cosa, di muoversi in questo modo, di andare lì oppure di spostarsi in un'altra zona, facilita tantissimo, perché ti agevola molto il tempo. E così facendo tu riesci a fine giornata a fare tutte le clip fondamentali, tranne se hai a disposizione quei 2-3 giorni, e allora lì puoi anche inventarti magari una clip, un movimento, una ripresa al momento, come è successo, perché magari quella scena che avevo ideato non mi piaceva e ho trovato un'alternativa che ha migliorato di tanto la ripresa. Una volta che hai tutto in mano, boh ragazzi, siamo pronti, si parte. Non vi nascondo, le persone che erano tutte curiose, vedendo lo spallaccio sulla spalla, vedendo le luci, vedendo anche, perché poi ti porti, ragazzi, vi portate insieme un'attrezzatura. Ho fatto vedere poi alla fine il risultato, piccole modifiche, siamo riusciti a creare una bomba estiva. E tu chi sei? E tu che vuoi? Mi guardi e siamo soli, non c'è niente intorno a noi. L'estate sta arrivando, il cielo è mio soltanto, imparerò a volare, voglio